Come il risparmio gestito può orientare in modo migliore la ricchezza degli italiani? Ma la sfida è quella di portare più risorse verso gli investimenti di lungo termine, quindi in un mondo che non può più funzionare solo con titoli di Stato e con l'immobiliare, portare queste risorse verso l'investimento azionario, nelle infrastrutture e quindi creare dei prodotti che sono ben comprensibili al pubblico, diversificati e quindi di grande tutela. L'anno scorso sono arrivati i PIR, piani individuali di risparmio, hanno avuto un grande successo. Qual è e quale sarà il loro contributo? Il contributo è già molto forte. Noi abbiamo visto che i PIR, che sono disegnati con un incentivo fiscale generoso, perché il risparmiatore vede azzerata l'imposta se lo detiene questo investimento per almeno 5 anni, e portano risorse verso quelle imprese che non sono le grandi imprese tipicamente di Stato o quotate, ma sono anche le imprese più piccole che accedono oggi al mercato dei capitali e che vedono invece un rallentamento del flusso di finanziamento da parte delle banche, e lo vediamo nella quantità di denaro che affluisce sui PIR e quindi su queste imprese. Anche l'Unione Europea è al lavoro su un nuovo modello per la previdenza individuale, i PEP. Ecco, a che punto siamo, qual è l'obiettivo e anche qual è il contributo di Assogestioni? Allora, innanzitutto i PEP sono un progetto molto importante, perché l'Unione Europea vuole creare sostanzialmente una pensione individuale che manca in forma armonizzata, cioè uguale per tutti i paesi. Probabilmente riusciremo ad averla con l'inizio del 2019, questo sarebbe un elemento importante di nuovo di sostegno anche dell'economia reale italiana, perché gli italiani risparmiano molto. Oggi soltanto il 20% delle famiglie italiane ha una pensione integrativa e questo renderebbe più facile l'accesso alla previdenza integrativa. Un tema riguarda la diversità dei regimi fiscali nei diversi paesi. Innanzitutto sicuramente in Italia si dovrebbe applicare il regime di maggior favore, che è un regime, quello della previdenza integrativa italiana, è un regime già molto valido. Le persone forse sottovalutano che quando si ha un fondo pensione oggi significa risparmiare molto in termini di imposte. E poi è possibile che tutti i paesi dell'Unione Europea trovino un accordo per avere un regime uguale dappertutto, ma questo non è necessario, è solo una cosa che si potrebbe aggiungere.